L'8 settembre mi trovavo a bordo della corazzata Roma. Verso l'una e mezza, alle due, ci viene dato immediatamente il posto di manovra. Alle due e un quarto già la nave, tirata da due morchiatori, si trovava alla rada. Per le due e mezza, diciamo, tre meno un quarto, tutta la flotta si trovava fuori del Golfo della Spezia. La prima era la corazzata Roma, alla quale ero imbarcato io, e era la nave ammiraglia, la seguiva l'Italia e la Vittorio Veneto. Ci siamo incontrati alle sei e un quarto del mattino col resto della flotta che veniva da Genova. Ecco, verso le tre e venti, venire degli aerei. Io ho potuto notare immediatamente cinque apparecchi che giravano sul cerchio, diciamo così, del sole. Uno di questi apparecchi si era nettamente staccato e si avvia verso noi, centrandoci verso la prora. Sembrava che sotto di questo aereo vi ci fosse un altro aereo. Dalla sua calinga partì una grande fumata nera. A una distanza di 1000 metri questa diciamo, bomba venne dritta a colpirci proprio tra la prora e il comando plancia. Si sentì soltanto una grande esplosione. Io venni scaraventato da dove mi trovavo, da poppa, immediatamente contro il torrione numero 3. E lì, a causa della contusione che ho avuto, sono rimasto ferito al collo e mi usciva tanto sangue dal collo che dal naso. Mi sentivo nauseato. Vidi la nave in questa posizione, che la prora si era staccata dal centro e scendeva, il centro andava giù e si vedeva la prora in alto come che chiedesse aiuto al cielo per poter rimanere. Invece la poppa, inclinata a 80-90 gradi, si capovolse immediatamente. Il mare fu una cosa straziante. Prima di tutto ci si trovava tanti che strillavano aiuto. Mamma, aiuto, non voglio morire, ho figli. Sembrava la fine del mondo, vedere gli slavi, i partigiani che si erano impadroniti, tutte le nostre armi, tutti i nostri automezzi, vero, scorazzare avanti e indietro, capaci, incapaci, è vero, chi investiva e lasciava l'investito sulla strada, chi andava a sbattere contro una casa, e non sto a dire cosa accadde durante l'imbarco, perché ci aggrappavano in tutte le maniere alla nave e cadevano in acqua e affogavano purtroppo anche sotto i nostri occhi senza avere la possibilità di allungare loro un dito. Il 5 luglio la guerra continua, 8 settembre la guerra finisce. Non era mica vero che la guerra finisce, eravamo entrati in guerra con i tedeschi vincitori, non potevamo uscire e lasciare i tedeschi nell'ora dura, e così si profilava per noi l'ora delle scelte. Non potevamo accettare quello che i tedeschi ci chiedevano, di fare il giuramento ad Hitler. Finalmente ascoltammo una voce italiana da Monaco. Era veramente l'ora delle scelte. Lasciai Corfù, raggiunsi Atene, la strada del ritorno incominciava da lì. Atene, Budapest, Vienna, Innsbruck, Milano. Fortunosamente potei prendere un treno. Quel viaggio durò poche ore. Ai piedi del Pindo, un furibondo attacco di Andartes, i partigiani greci, distrusse il treno. Ognuno prese la sua strada. Ed io proseguì per il mio cammino, con carrette, con autobus, spesso a piedi, giunsi a Belgrado quando la città era distrutta da un furibondo attacco di fortezze volanti. Di vivo non c'era che il Danubio passa fra l'altro per Vienna. Camminai sul Greto, raggiunsi alle porte di Belgrado una stazione, Semlino, era deserta, ma improvvisamente si popolò di un treno meraviglioso, composto da vagoni letto, da vagoni ristorante. Era un treno che pareva la pace. Domandai, si può pigliare questo treno? E pagando, dice, col biglietto si può prendere. Offrì delle saponette, mi trovai sul treno. Mi feci la barba, mi lavai, mi affacciai al finestrino a guardare il paesaggio. E poi ricominciò la solita odissea, in carretta, a piedi, in autobus. Raggiunsi Vienna, raggiunsi Milano. Erano ormai passati 3 mesi, erano le 2 di notte, era il 21 aprile, mi pareva un auspicio. La stazione era un accampamento, ma in quella stazione vidi dei giovani risoluti che camminavano, di bell'aspetto.
Erano in borghese e portavano in spalla un'arma nuova che non avevo mai visto. Sì, la distingueva, era un mitra. Seppi poi che era un mitra Beretta, noi in guerra non l'avevamo mai avuto. Quella gente si tuffava nella notte e da lontano giungevano degli spari. Fermai un facchino e gli chiesi: ma cosa succede? Mi disse: com'è la Saminga? Sono gli italiani che si sparano fra di loro. E quando si trovò di fronte il battaglione di camici neri, erano italiani come noi, ed erano di Trento, di Trieste, di Roma, di Milano, di Genova, di Firenze. I nostri comandanti, prima di attaccare, chiedevano che si arrendessero questa gente, che era una guerra sbagliata per loro. E loro no, loro ci rispondevano con la mitragliatrice, si chiamavano venduti a noi. Viceversa, loro erano venduti ai tedeschi, perché noi difendevamo un'idea, difendevamo la libertà. Avevamo fatto una guerra, sì, ma sapevamo in partenza che era sbagliata questa guerra. Miei cari figli, dell'amore per l'umanità fate una religione e siate sempre solleciti verso il bisogno e le sofferenze dei vostri simili. Amate la libertà e ricordate che questo bene deve essere pagato con continui sacrifici e qualche volta con la vita. Amate la madre patria, ma ricordate che la patria vera è il mondo e ovunque vi sono vostri simili, quelli sono i vostri fratelli. Se con la mia morte tu ed i miei figli avrete perso il mio amore ed il mio sostegno, vi resterà un amore ed un sostegno più grande, quello dell'umanità finalmente libera, che accoglierà nella sua grande famiglia gli orfani e le vittime di questa grande tragedia. E tu lo sai, non sarò il solo caduto. È ormai innumerevole la schiera dei generosi che hanno offerto il proprio petto in questa lotta di popoli anelanti ad un domani di luce. E potessi io essere l'ultimo, morirei più contento se sapessi che il mio solo sangue bastasse. Perdonatemi il dolore che vi reco e che è veramente un'agonia per me. Pensate che tanti sono morti per la patria ed io sono uno di quelli. La mia coscienza è a posto, ho fatto tutto il mio dovere e ne sono fiero. Questo deve essere per voi vero conforto. Vi abbraccio con tutta l'anima, Fabrizio vostro. Non fate storie per il cadavere, dove mi buttano, mi buttano. Quando potrete, mettete l'inserzione sui giornali. Viva l'Italia! Sono fiero di aver lottato con le armi in pugno per la gloria del mio re. Come lottai sui libri per dare a te, mio amatissimo babbo, quelle soddisfazioni che avrebbero dovuto ricompensare le amarezze di sacrifici patiti per me. A te, mamma, resta il mio sospiro che in te vivrà finché tu vivrai. A te, babbo, ho dato la più grande soddisfazione, l'orgoglio di poter dire mio figlio è caduto per la libertà della patria. L'8 settembre, naturalmente, i tedeschi si volevano impossessare del suo comando, lui ha cercato di mantenersi, ma poi è sopraggiunto un combattimento che hanno combattuto per 16 ore, è stato ferito al braccio, alle costole, è stato fatto prigioniero. Un mese di prigionia che gli dettero tutti i martiri immaginabili, poi la mattina del 16 aprile all'alba portarono assieme a lui altri tre ufficiali che furono mitragliati tutti e quattro. Mio marito me l'ha tenuto nascosto 12 giorni. Poi ha visto che io naturalmente cominciavo a preoccuparmi e allora un bel giorno, siccome lui per incoraggiarsi un po' andava a casa dai parenti e dormivamo là, per 12 giorni abbiamo dormito là, la mattina tornavamo a casa. Io ho avuto qualche presentimento che mi nascondeva qualche cosa, allora ho detto: senti, tu mi nascondi qualche cosa. Però guarda che se mi nascondi qualche cosa io dirò per tutta la vita. Allora mio marito disse alla cugina: se non mi vedi venire alle 3 oggi, vieni tu a casa. Bastò a me questa parola, che arrivata a casa mi buttai sul letto e cominciai a piangere. E mio marito mi abbracciò e mi disse: guarda, non te lo voglio dire, non te lo volevo dire. Ma purtroppo così Mimmo non c'è più. Thank you.
fatto è che siamo saliti sui treni, quei vagoni aperti, con le porte aperte, vagoni bestiame, si capisce. Chiaro. E quando siamo stati dalle parti di Zagabria, hanno piombato i vagoni e ci siamo trovati chiusi in carri bestiami sigillati, 60 uomini in un vagone, senza acqua. Ad onor del vero dirò che i tedeschi ci diedero da mangiare, ce lo gettavano dai finestrini del carro bestiame. Ma l'acqua non c'era e la sete è più dura della fame. Quello che è rimasto indelebile nella mia mente è la sequela di compagni che ho visti morire. Gente di 20 anni che vomitava sangue. La mattina ci svegliavano i tedeschi e qualcuno preso al calcio non si alzava. Non era indolenza, era morto purtroppo. Eravamo in baracche addirittura che erano delle ghiacciaie, il pavimento era costituito da lastrone di pietra, tra una fessura e l'altra c'era ghiaccio e dalle soffitte venivano giù dei ghiaccioli che si staccavano, riversavano su di noi durante la notte. Io lì ricordo che per combattere anche il freddo dormivamo non più uno per castello ma due, perché il calore dei corpi, è vero, potesse esserci di aiuto. Il fenomeno più tremendo della nostra esperienza è stato quello dell'imbestiamento, della degradazione, della spersonalizzazione, che era un po' una necessità del campo di eliminazione. Lì venivamo spogliati, privati di qualunque cosa avessimo portato con noi, venivamo così nudi, portati in un bagno e immediatamente dopo il bagno venivamo rasati in tutto il corpo e poi col rasoio ci veniva tracciata un solco, la cosiddetta strada, dalla fronte alla nuca. Era il marchio che si imprimeva al bestiame per impedirgli anche con questo il tentativo di fuga. Dal bagno venivamo poi così nudi, con uno straccio indosso che faceva luogo di camicia, di mutande, venivamo portati nel blocco, 25-30 gradi sotto zero quando io arrivai, e là avemmo la conferma di questo processo di spersonalizzazione, di imbestiamento, con la prima somministrazione del cibo, fatta con un bacile di latta, mai lavato, che passava da un prigioniero all'altro man mano che uno finiva il pasto, pasto che era formato da una brodaglia indefinibile, e noi dovevamo sorbirlo immergendo la bocca nel bacile, senza cucchiaio ovviamente, esattamente come delle bestie. Noi che siamo stati lì abbiamo avuto un'esperienza che credo che difficilmente un uomo se la possa fare attraverso 30 anni, 40 anni di vita normale. Lì vedeva della gente alla quale durante la vita normale non avrebbe dato il valore di una lira, comportarsi in maniera umana, di aiuti morali, materiali, gente che si privava di un pezzetto di pane per l'amico che era moribondo, e sapendo che se quel pezzetto di pane l'avrebbe retto in vita per 2 giorni, lo sacrificava per l'amico. Vedeva della gente, professori universitari, grandi clinici, grandi avvocati, che si alzava di notte per rubare un pezzetto di pane. Quelli che fino a poco tempo prima, un giorno o delle ore, erano stati il signor colonnello, il signor maggiore, e tengo a mettere l'accento su questo attributivo, signor maggiore, signor colonnello, perché è proprio il costrutto della nostra disciplina. Ripeto, quando vedemmo questi uomini più anziani di noi, perché furono i primi a cedere davanti alla fame, noi giovani resistemmo un pochino di più, quando li vedemmo cinarsi a raccogliere una buccia di patata nella pattumiera e magari litigare con un collega che era arrivato contemporaneamente a lui, allora capimmo, allora avvenne questo grande crollo, cioè vedemmo che tutta questa educazione che noi avevamo avuta era completamente distrutta. Ma l'esperienza alla quale io volevo arrivare era questa, che chi c'è stato una volta nel campo di tiro spinato sarà ben difficile che si riprenderà completamente, gli rimane qualcosa in lui che è indelebile. Io dormivo sotto la tenda con il mio amico napoletano Lubrano, una mattina suo ragazzo si sveglia
e mi disse che avevo Gesù Cristo in testa, insomma, e che assolutamente lui voleva che gli si facesse l'operazione. D'accordo col tenente medico, decidemmo di non inviarlo, diciamo, al manicomio, altrimenti lo lasciavamo lì. E allora decidemmo di fare insieme l'operazione. Così io, alla luce di una candeletta, prendemmo giù un camicio bianco, me lo infilai questo camicio bianco, preso giù un temperino dalla pittura rossa e gli fece l'operazione. Fece finto di operarlo, poi gli preso giù la testa nelle mani e cercai di stringergliela forte, aiutandomi a dire: dai Peppino, tira fuori, vedrai che uscirà, finché questa ragazza si mise a piangere, una crisi di pianto, e si addormentò. Matteo è un nome che è conosciuto in tutto il mondo come uno dei posti più tragici di questa ultima guerra. Basti dire che ci sono stati importati 8.000 italiani e sono tornati 245, dei quali adesso qui siamo qui in due, io e l'avvocato pugliese. Senta, quando io sono stato portato là, quando ho visto la situazione terribile, mi sono completamente sganciato, mi sono sdoppiato. La mia anima è ritornata a Milano e il mio corpo è rimasto là. Fatene quel che volete, ho detto. Massacratemi, picchiatemi, fate quello che volete, ma io voglio tornare a casa. E sono tornato. Però questa esperienza tragica, dolorosa, terribile è stata veramente interessante. Perché non è da credere che tutti i tedeschi fossero come quelli che ci massacravano. Perché ho conosciuto uomini come il professor Miska, come l'ingegnere Obermeier, uomini veramente eccezionali e che purtroppo erano lì per gli stessi motivi per cui noi siamo andati a Mauthausen e sono stati sacrificati alcuni giorni prima della liberazione. Ho conosciuto dei russi che erano di tutte le categorie sociali, uomini interessanti, uomini che aspiravano alle stesse cose alle quali aspiravamo noi. Pensare che non era stato tutto inutile quello che avevamo fatto, ma purtroppo la realtà ci ha qualche volta disilluso. Individualmente dei tedeschi non posso dire niente, le cose cambiano quando i tedeschi da civili diventano militari. Una volta un camion che scaricava delle patate al di là del reticolato, alcune patate sono scivolate verso il reticolato, un nostro compagno si è abbassato e ha infilato la mano nel reticolato stesso per prendere qualche patata, una sentinella ha sfilato dal fucile la baionetta e l'ha lanciata nella schiena di questo poveretto che è caduto e di lui non sappiamo più niente. Un altro episodio, un nostro compagno sempre preso dalla fame ha assalito una camionetta che portava dei rifiuti, dico rifiuti di patate, di foglie fradice, di cavoli, per prendere qualche cosa. La sentinella ha strappato giù questo poveretto, l'ha spogliato nudo, gli ha fatto costruire una croce e l'ha costretto a camminare per il campo fino a quando questo poveretto non è caduto sfinito. Sono cose che vanno dette e vanno ricordate. Avevamo dei soldati giovani a far la guardia e ci davano poco da mangiare, ma però loro ne avevano molto e veniva là, ce lo davano anche a noi, ma però bisognava andare al tavolo dove c'era uno con la gomma in mano e uno col mestolo, così uno ci dava da mangiare e l'altro ci dava le agnate. Purtroppo ce n'erano di quelli che con la fame che c'era si andava a pigliare da mangiare. Invece in miniera c'era un soldato vecchio tedesco che è stato prigioniero nella guerra 15-18 qui a Parma e mi voleva bene. E mi dice, una mattina mi dice: vai là a pulire la mia baracca. Io sono andato là, nel fare la pulizia della baracca c'era una gamella con dentro tre dita di rancio. Purché avevo fame l'ho lasciata. La mattina dopo mi va: vai là ancora a pulire la baracca, però pulisci anche la gamella. Allora mi sono accorto che lo lasciava per me. Un giorno, mentre eravamo sdraiati in uno dei cortili dei blocchi, un caporale delle SS che passava per un bravo uomo, faccia tonda, rosea, prese un bambinetto di 6-7 anni, un bambino ebreo, e si mise a palleggiarlo, a giocare con lui. E a un certo momento, senza che nulla facesse prevedere un gesto simile, lo buttò sui fili spinati ad alta tensione. Il nazismo è stato un fenomeno forse unico nella storia e io ritengo che del nazismo la prima vittima sia stata veramente il popolo tedesco. Del resto bastano le cifre.
durante i 10-12 anni di predominio nazista, sono andati nei campi di concentramento, divenuti poi di sterminio, 1 milione di tedeschi. E circa 300.000 di essi hanno lasciato la vita nei campi. Il popolo tedesco, dalla pace di Westfalia a Bismarck, ha dato la più grande manifestazione di civiltà, con i suoi filosofi, con i suoi poeti, con i suoi musicisti. Ripeto, anche questo non è addebitabile, nemmeno la morte di questo bambino può essere addebitata a tutto il popolo tedesco. Vi è un fatale piano inclinato che conduce alla follia, che conduce alla degradazione. Quando un gruppo di dirigenti che si valgono dei mezzi moderni di propaganda, di suggestione, stabilisce come norma di un popolo la discriminazione di tutto un gruppo etnico, sociale, di stirpe, di razza, se volete, come è avvenuto in Germania nei riguardi degli ebrei e prima era avvenuto nei riguardi degli avversari del regime, stabilisce un piano inclinato che conduce al campo di sterminio. Ecco perché non dobbiamo mai rompere la solidarietà umana. Dobbiamo sempre considerare anche il nostro avversario, specialmente il nostro avversario, come un nostro fratello. Si sentiva che gli eserciti americani avanzavano, mentre si stava in baracca dormendo, venne un ordine di alzarci, era quasi mezzanotte e non si sapeva perché, si temeva una perquisizione, si pensava che l'ordine fosse soltanto per la baracca dei sacerdoti ed invece siamo usciti in veste quasi adamitica e siamo trovati nella piazza del campo, tutti radunati prigionieri. E era venuto l'ordine da parte di Himmler di liquidare tutti, distruggere il campo perché i prigionieri politici sono contro la nazione tedesca. Quella stessa notte furono uccisi 3.000 prigionieri tra vecchi, invalidi e anche giovani e dopo 2 ore di mitragliamento l'ordine cessò, anche perché il cortile del campo di esecuzione antistante al crematorio ormai era rigurgitante di cadaveri e allora bisognava cercare un altro sistema di eliminazione. 26 di aprile c'è stata sospensione da tutte le attività, a partire si diceva e il campo si trasferisse nel Tirolo. In quel primo convoglio furono destinati a quella partenza 7.000 persone che furono portate non nel Tirolo ma in un bosco vicino a Monaco e in quel bosco di notte furono tutti assassinati. Il mattino dopo abbiamo visto sulla torre del campo alzata la bandiera bianca, bandiera di resa, alla sera alle ore 5 arrivò la prima puntata dell'esercito americano che veniva a liberarci e fummo lieti di sentire al momento in cui gli americani entravano nel campo dove sono gli italiani, dove sono gli italiani, erano italoamericani che volevano conoscere gli italiani e li abbiamo portati sulle spalle in segno di gratitudine appunto per questo beneficio enorme che si hanno portato a noi poveri prigionieri.
Sono uscito dal campo di concentramento di Dachau il 15 maggio assieme a altri 5 preti. I pensieri che potevano passarci per la mente durante il viaggio ovviamente erano molti, e tutto quanto era stato lo stato d'animo, i patemi d'animo che avevamo sofferto durante il periodo di internamento. Però anche su questi pensieri molto impressionanti si stendeva quasi un velo di pietà per la Germania stessa, per i tedeschi, che ci avevano fornito proprio negli ultimi momenti prima di lasciare la Germania alcuni episodi veramente toccanti. Una bambina un giorno, mentre cercavamo una farmacia e lei ce l'aveva indicata, ha atteso che noi uscissimo per darci un piccolo cartoccio con una mela, un pezzo di pane, un pezzo di salame, dicendoci: anche mio papà è stato in campo di concentramento. Un altro episodio molto toccante: una sera siamo stati invitati a cena in una famiglia tedesca nei sobborghi di Monaco, e mentre ci mettevamo a tavola, tre ragazzi si sono presentati, di cui uno senza gamba, un altro senza un braccio, un altro con una spada ingessata, due fratelli e un cognato erano, e hanno steso una bandiera tricolore per rendere quasi più accogliente la loro casa a noi cinque preti italiani. E un terzo episodio: mentre salivamo su un camion a Monaco di Baviera, si è avvicinato a noi un vecchio, ci ha portato camicie, maglie, calze, dicendoci: sono di due miei figliuoli, di cui da 2 mesi non so niente, se torneranno sarò ben lieto di rifare loro il guardaroba. Maggio del 1946, una data scolpita nel mio cuore, è stata la data con la quale noi salpammo da Porto Said ed arrivammo al porto di Napoli. Porto di Napoli che noi toccammo, lei sa con quale emozione. Da più mesi la persona più cara, la persona più affettivamente legata dopo mia madre a me, taceva. I fenomeni interni della nazione, qualcuno avrà, chissà, inciso sulla psiche, sul pensiero. Immagina cosa fosse il 1946 come trasporti. Lei non immagina il calvario di salire in un treno, ma fortunatamente trovammo un treno dell'Opera Pontificia, ed ecco il treno a Venezia, ed ecco l'angoscia di vedere di vedere qualcuno, insomma, che venisse dopo 72 mesi a trovarmi. E ho trovato una sola donna, mia madre, che avevo lasciato bruna di capelli, e l'avevo trovata grigia. C'era la banda che ci attendeva, che non appena, insomma, arrivato al porto, loro suonarono la marciariata e il piavolo, per darci gioia, per darci felicità, ma quella felicità era sempre, insomma, che non si sapeva se si trovava la famiglia, se non si trovava. Per quando dicevano: chi sono, ma cosa sono? O c'è necessario che io abbia ma mamma, mio padre, insomma, ognuno va trovando in famiglia, ero stanno, e chi lo ci venne a pigliare la musica. Figurate, perché io sono vicino a una rabanda, dico: ma qua stiamo a Napoli. Dice: come non stiamo a Napoli? Dice: come, questo è un muro poverello. Ma chi era tutto squanguassato, tutto bombardato, tutto... Maronna, dice a te, cosa è stato questo macello qua? Andava avanti e indietro perché non scorgeva nessuno, la folla era tanta. Intanto una banda che aspettava proprio, sapendo il ritorno dei prigionieri, intonava solo meglio. Quelle note fecero rabbrividire, molti piangevano. Ma quello veramente c'era da piangere, sentire quella musica che toccava l'anima, insomma, di tutti noi,
giovani, che eravamo partiti giovani e ritornavamo a 30 anni. La nostra gioventù l'avevamo lasciato un po' dappertutto. Io giravo a destra, a sinistra per trovare i miei familiari e non li trovavo, e come infatti anche loro cercavano me. Insomma, fu una sorpresa così grande, insomma, una sorpresa vederci, insomma, come una mano ci avesse unito in mezzo a tanta gente. E così ci vedemmo dopo tanti anni, e mia moglie. Io non avevo notato nemmeno mio figlio. Fu essa che disse, ecco, sta Roberta. Lui non si ricorda mio figlio. Lo guardava, pensava in... Insomma, dico, guarda, un bambino che io non ho visto nascere e che ora me lo vede cresciuto, e che tutti i sacrifici erano di mia moglie, che l'aveva allevata. Insomma, ci fu un'effusione di gioia. Insomma, in quella stretta si piangeva, si rideva. Anche dopo tanti anni non si trovano, io non trovo le parole, perché fu una gioia immensa. Vedevo che il treno in certe stazioncine non si fermava, allora io, dato che il treno andava pianissimo, vidi un manovale, vero, che lavorava lungo la strada, e chiesi se il treno si fermava a Sant'Arcangelo di Romagna. Lui mi rispose, meravigliato, come, dice, Sant'Arcangelo di Romagna non esiste più, dice, è stato completamente raso al suolo. Invece, vero, il treno si è fermato regolarmente alla stazione, che non esisteva più. C'era un amico mio, è vero, che aspettava il figlio, il quale mi accompagnò a casa. Allora io, per andare a casa mia, mi feci prestare la bicicletta. Incontrai un mio zio. Questo mio zio mi abbracciò. Così, rientrando a casa, abbracciai la mamma, perché tanti anni era che stavo lontano dalla casa. Chiesi dove era il fratello. Andai in camera e lo chiamai. Lui si svegliò di soprassalto e chiedeva, ma chi è? Non lo riconosco più. Non lo riconoscei più, perché era anche diventato grande. Io chiedevo a lui, tu sei mio fratello? E lui altrettanto diceva a me, tu sei mio fratello? Avevo fatto tanti chilometri da Pisa ad Andria, ma ne feci 13, perché 13 dista, Andria corata di corsa, sotto i piedi c'erano bolle che buttavano sangue, ma io non pensai, arrivai a casa. Avevo barba lunga, un cappello di pelo in testa, questi pantaloncini corti e senza niente addosso quasi. Mi affacciai al forno, mamma mi guardò, allora disse, chiamando il marito, Nunzi, che vuole quel signore lì? Dico, mamma, non mi conosci? A queste parole mamma svenne. Quando sono stato a 300 metri dalla casa, io non sapevo niente da mesi di quello che era successo. E allora, in un determinato momento, mi è mancato il fiato, sono andato dentro in un garage e ho chiesto di telefonare. E ho telefonato a una casa vicina alla mia, a degli amici, domandando se la famiglia Berselli era intatta, se erano al mondo. Scusa, mi hanno detto di sì, e allora mi sono dietro a casa, sono andato incontro alla mamma gridando che tutti i giorni ero andato in chiesa per la speranza che tornasse. Insomma. In un particolare alquanto triste, mentre io disfacevo la valigia e il zaino che teneva degli inglesi, mia madre pigliava delle asciugamane e se la svignava. Io l'ho chiamata e dico, dove vai? Dici, vado a vendere per farti da mangiare. A casa finalmente mia mamma, in buona salute, pianse, non molto, non è una piangolona, non so, 10-15 secondi, un pianto sommesso, calmo, poi guardandomi severo come sempre, perché sono vecchio, ma mia mamma mi tratta ancora come se fossi un bambino, e adesso quella lì la sposerai ben subito. Povera Burdera che ti ha aspettato tanti anni, indicando naturalmente la fidanzata. Secondo, e tagliati subito i baffi, tagliati subito quei baffi, che mi pare un poliziotto. Restammo abbracciati per circa un'ora tutti e tre, a piangere come dei bambini. Ma poi si sperava, cioè, beh, ormai sei tornato, tutto si accomoderà. E questa parola riviva ancora in famiglia, si accomoderà. Ho trovato qui tutto bombardato, sfasciato. Certo, io non mi aspettavo che tutto quel macello che ho visto, qui tutto mandato per aria. Quando sono arrivato, chi piangeva a destra e chi a sinistra, certo non me ce facevano più. Bisogna sempre ricordarle queste cose qui.
fanno una maniera che non ci si ritorna più. Da non poter far succedere più niente, diciamo, che uno stia tranquillo, ognuno ha le case proprie, cerca da poter aumentare il benessere e vivere tranquillo con la propria famiglia.